la prima volta che in particolare le celle ospitano un intervento di un artista contemporaneo, ma la proposta era molto allettante, l'artista è di fama e di soprattutto affine nella sua ricerca artistica, spirituale, di meditazione allo spazio che siamo, dove siamo noi in questo momento, il convento, ora museo di San Marco, e in particolare le celle, luogo molto particolare che appunto mai è stato concesso per ospitare interventi contemporanei. I think to make an exhibition in San Marco is something very, very emotional, and I think it's not only, I think it's much more than an exhibition. I think it's a real statement about what art is and what the relation is, what the relationship is to life 600 years ago. And I think that's an incredible thing, and I think it's much more than an exhibition, it's a statement for our society and for what we really have to learn for the future. Erano anni che pensavo, immaginavo di realizzare un progetto con Leib, Wolfgang Leib, qui a Firenze. Credo che questo rapporto, questa relazione fra un artista come Leib e la nostra città vada al di là dei rapporti che possiamo immaginare formali, di immagine, è un rapporto molto più profondo. Leib ha un legame profondo con la cultura fiorentina, con la cultura dell'umanesimo, ma ne varia leggermente il paradigma antropocentrico, potremmo dire. Per Leib l'uomo non è più il solo elemento, diciamo, da considerare al centro dell'universo. L'uomo è in una relazione molto più complessa con tutti gli altri elementi, gli elementi naturali, soprannaturali, spirituali e materiali. Dopo tanti anni di meditazione su questo progetto, ho ritenuto che adesso fosse il momento necessario per realizzare questo evento così importante a Firenze, perché fosse un paradigma nuovo anche di approccio dell'arte nel nostro tempo alle necessità e alle urgenze del pianeta. È un momento in cui dobbiamo ristabilire un equilibrio fra l'uomo, la natura, il pianeta e il cosmo, e credo che il linguaggio così sottile, penetrante, profondo di Leib possa essere un esempio, un paradigma nuovo, centrale per tutti noi.